Ma la domanda era, si possono identificare tre punti? Io mi ero immaginato di partire da tre punti, che non so se vanno bene, ma che sono i tre punti che il gruppo, la Commissione nazionale sull'intelligenza artificiale, ha consegnato alla Premier Meloni in questi giorni come proprio tre punti su cui andare avanti. E sono talmente generali che credo che si prestino a poter essere declinati in questo contesto. Il tema dell'etica, il tema della collaborazione e il tema della governance. Perché se noi iniziamo a pensare ai dati non come a strumenti, e dice tutto questo, ma come a un contesto di riferimento a cui tendere nel loro utilizzo, quindi al fonendoscopio nella borsa del medico, medico che fa sto mestiere da qualche migliaio di anni, e che grosso modo non deve inventare oggi quali sono i suoi fini, i suoi obiettivi e le sue, come dire, applicabilità di attività. Cambiano gli strumenti, cambiano le conoscenze, cambiano i contesti. Ma allora non scordiamoci che etica, e qui mutuo l'amico e collega, ma come dire, con molta umiltà, che ormai è diventato un pezzo grosso, padre Benanti, che dice e spiega come l'etica non sia un fatto di buonismo. Sono un po' etico. Facciamo la cosa un po' etica. Ma sia intrinseco alle scelte stesse. Lui fa un esempio classico che è quello delle autostrade in America, no? Se tu l'autostrada la costruisci in un certo modo, e in quel caso a Manhattan con dei ponti più bassi, poi le macchine che ci passano sono solo quelle di un certo tipo. E non è che etico diventa, o che va, che oggi sono un po' etico. Quelle strade sono state fatte così e lì ci passano solo i ricchi con le macchine È basse. così, è così. Allora, gli algoritmi, come li facciamo? L'etica La famosa algoretica. deve sedere al tavolo delle decisioni. L'etica deve sedere al tavolo delle decisioni, perché parliamo di transumanesimo, non di umanizzazione così, un po' alla buonista. Primo punto. Secondo punto, le collaborazioni. Beh, insomma, è palese che ormai la contaminazione è larga. Ci sono le aziende sanitarie, ci sono gli organismi regolatori, ci sono le industrie, ci sono le istituzioni e quant'altro. E beh, tutti questi dovrebbero riuscire a parlare un linguaggio comune e non a inseguirsi da un passaggio all'altro. Allora, qualcuno evocava l'agenzia del dato. Agenas ha la funzione in qualità di agenzia della sanità digitale di essere il governor diciamo, no, dell'ecosistema del dato. Bene, allora convergiamo lì, se questo è. Dato questo, ce ne sia però una, come dire, modalità ordinata di collaborazione, perché altrimenti ricominciamo tutte le volte da capo. Dico solo che penso sia noto a chi è un operatore, è notissimo, a chi fa il manager ancora di più, che ci sono infinite, no, ma moltissime esperienze sul campo, anche evolute, faticosamente strutturate, che adesso che ne facciamo? Le buttiamo via? Perché arriva uno standard dall'alto? Non lo so, lo lascio come puntini di sospensione. Le buttiamo via queste esperienze di fronte allo standard che cala dall'alto? È un problema Come le questo. valorizziamo Come le le valorizziamo progettualità sussidiariamente locali? le collaborazioni locali? E terzo e Quelle che stanno ultimo. funzionando, quelle che l'Agenas ha premiato già. Lei purtroppo è già. Io credo che la valorizzazione delle esperienze locali sia uno de delle attività principali che dal punto di vista anche non solo tecnologico, ma clinico e organizzativo l'agenzia compie quotidianamente. Detto questo, sono molto d'accordo sul discorso del tema dello strutturare un percorso di collaborazione, anche, lo dico, sotto i profili tecnici, perché avere eccellenti esperienze locali, È come la diciamo, storia veniamo da contraria. una storia, e lo dico perché ho una storia sul territorio, di eccellenti esperienze locali, però a volte, spesso, troppo spesso, poco scalabili e poco esportabili. Allora, il tema della cooperazione, anche in termini
diciamo, dire che l'infrastruttura nazionale farà un'attività di normalizzazione delle standardizzazioni, dei modelli, degli standard dei dati, non significa calare dall'alto, significa dare l'opportunità a chiunque voglia sperimentare in locale di farlo dentro però un percorso che consenta a quella sperimentazione, se è di valore, poi di crescere. Io la vedo così. Io aggiungo e concludo. Se è possibile, però apriamo la coprogettazione, perché è arricchente. Prego. No, no, ma mi allineo e proseguo perché è fluente il ragionamento, poi non è un dibattito, quindi non mi permetto di replicare, però il terzo punto probabilmente completa il ragionamento, perché è quello della governance. E proprio in una governance partecipativa, ampia, collaborativa, poi si possono risolvere i problemi, perché non ci sfugge e non possiamo nasconderci che non è un problema soltanto centro aziende. In mezzo ci sono le aziende zero, laddove ci sono, poi ci sono le regioni, e in ognuno di questi livelli ci sono, come dire, compatibilità o poche compatibilità. E se l'agenzia zero va da una parte, se la regione va dall'altra, se Agenas sta sopra, se l'azienda sperimenta da sotto, forse un po' d'ordine e un po' di governance ci aiuta a dare quelle risposte qui e ora che i cittadini chiedono, perché il signor Mario e la signora Maria tutti i giorni, se non loro, i giornalisti ce li portano vicino rivendicando le risposte. Non possiamo aspettare che arrivino nei tempi a venire, oggi, qui e ora. E di fronte a questo le istanze sono sempre più pressanti, le liste d'attesa. Allora, troviamo una modalità etica, collaborativa e di una governance sana, partecipativa, che ci consenta di mettere al miglior frutto possibile tutte le risorse che abbiamo. I tre punti che mi chiedevi. Grazie.